Ciao a tutti ragazzi, sono Luchetto, benvenuti in questo video speciale dei 100 iscritti ragazzi. Finalmente arrivato, non sapevo che cosa fare, dove sto guardando, là, dove guardare là. È la prima volta che faccio il vlog, quindi non mi perdonate, insultatemi nei commenti. Allora, video tag, hashtag sono uno youtuber. Allora, rispondiamo a queste domande. Ringrazio prima di tutto l'Afset che ha fatto il video, ha detto: ma è carino, facciamo anche noi questo video tag così poi ci facciamo i fatti degli altri. Allora, che dire, vi ringrazio tutti per questi 100 iscritti, anche quelli che vedono i video non commentano, loro sono importanti perché zitti zitti vedono i video. Ragazzi, vi ringrazio di questo nostro primo traguardo che abbiamo superato insieme, 100 iscritti, piccolo traguardo, mo vediamo dove arriviamo. Dove arriviamo, arriviamo. Ringrazio tutti quelli che mi seguono, che mi sopportano, che vedono le serie vecchie, retro, PlayStation 1, e ecco tutti quelli che vedono anche le nuove serie dei giochi indie, giochi sconosciuti, che non se li caga nessuno, e li faccio io perché sì, perché mi piacciono. Mi piacciono. E poi iniziamo le domande, rispondo domande, iniziamo, iniziamo, aspetta che metto le cose. Allora, prima domanda, vi sto leggendo, come mai ti sei iscritto su YouTube? Come mai? Ero già iscritto tanto tempo fa, infatti c'ho un profilo mio personale, perché io nasco come fan, cioè io vedo un po' di tutto e un po' di tutti, belli e brutti. Poi l'amico mio, Shiro Game Universe, ha aperto il canale, ha detto: ma vabbè, facciamo anche noi video, e quindi ho aperto un nuovo account su YouTube, Luchetto Games, mettiamo un po' di giochi della PlayStation 1, un po' di giochi indie che non conosce quasi nessuno, e ci siamo buttati, e mi sono iscritto perché così, per passare il tempo, perché mi diverte, e perché io gioco sempre e giochiamo su YouTube, faccio vedere quanto faccio schifo a giocare su YouTube, va bene. Numero 2. Cosa provi quando registri ed editi un video? Ma queste sono due domande in una. Quando registro? Beh, sto tranquillo, registro i fatti miei, sbaglio, non sbaglio. È divertente, è come se tu giochi e poi voi commentate, quei pochi che commentano, io dico: ah, sì, e parliamo. Quando edito il video, io faccio il monoblocco nel video, faccio webcam, audio, gioco, tutti insieme, però deve essere fatto bene. Quindi quando edito il video devo fare solo i tagli, metto l'intro, metto l'outro, metto qualche effetto, qualche uno, due effetti. Quello che faccio di più è correggere il mio italiano. Quando faccio sbaglio, scrivo, che ne so, la parola corretta che ho sbagliato. Se io dico prosciutto invece di prosciutti, scrivo correttamente. Oh, quello là, vabbè, avete capito. Quindi cosa provo? Mi diverto, sono contento, e però quando devo registrare tanti video, mi faccio la programmazione. Allora, oggi facciamo tutto questo, domani facciamo tutto questo, mi devo organizzare perché la mattina uppo i video, il pomeriggio faccio la sfilza di registrazioni, la sera va di editing tutta la sera fino alle 9, le 10, finiamo. Ma il computer è veloce nell'editing, quindi in un'oretta faccio un video, quindi un video, un'ora di editing. Va bene. La domanda numero 3. Come ti comporteresti con un tuo fan? Fan, quali fan? No, 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 fan. Niente fan. Fan, come ti comporteresti? Boh, niente. Ciao, saluto. Ciao, tutto a posto? Sì, ciao. E così. Fan. No, vabbè, niente, scherzo. È un fan. Su, Lucchetto, ciao, giochiamo insieme. Andiamo a giocare, giochiamo online qualche partita, qualche gioco online insieme, ci divertiamo. Così autografi, foto, è presto. Cosa ne pensi degli haters? Non li penso io, perché li devo pensare? Cioè, se loro pensano a me, io non li penso. E siamo piccoli, ragazzi, siamo 100 iscritti, non ci sono né i fans e né gli haters, quindi non li penso, non si pensano adesso. Quando verranno, verranno. E sono fortunato. Cosa hai provato quando gli haters si hanno attaccato la prima volta? Di nuovo con gli haters. Quindi, cosa ho provato? Che non esistono. È come il Molise, non esistono.
L'altra domanda, siamo alla sesta, stiamo finendo. Cosa pensi? Sì, già avevamo sbagliato. Come pensi che sia cambiato YouTube in questi anni? Allora, quest'anno è diverso perché mi sto mettendo in gioco in questa avventura, quindi sto mettendo i video. Da fan, vedi video, cioè prima, cioè, mamma mia, tutti mettevano i video, basta che mettevi il gameplay, senza webcam, senza niente, venivi seguito, e io quelli vedevo, perché tutti i walkthrough, tutte le guide, perché io sono un che del gioco, più o meno deve completare quel che riesco, allora, tutti di guide, tutti di cose, qui non ci stanno le challenge, le cose, le schifezze varie. Però adesso vanno di moda quelli, sono divertenti e perché no? Basta non strafare, fare troppo gli scemi. Alla fine si finge, si fa il personaggio, ci si diverte in un modo diverso. Prima, diciamo, secondo me era più tecnico e preferivo questa tecnica. Infatti, tutti i walkthrough della PlayStation 1 sono tutti che faccio io, sono tutti tecnici. Non faccio tante cagatine. Giochi nuovi, faccio la battutaccia, la battutina, si ride e si scherza insieme, in compagnia. Com'è cambiato quindi? Né peggio né meglio, è una crescita, sta crescendo, si sta evolvendo, vediamo un po' come si evolve. L'altra domanda, numero 7, qual è la tipologia di video più snervante riguardo l'editing? I montaggi, i funny montage, perché devi prendere tanti pezzi di video, li devi andare a trovare, li devi andare a tagliare, li devi editare, li mettere l'effetto, le cose, quindi 3 minuti di video non è un'ora di editing, insomma 3-4 ore, capito? Com'è? Che sì, quello, esatto, quello, avete capito, quello. E infatti io non li faccio. Non li faccio. Però li vorrei fare perché sono i più divertenti, quelli che tu monti insieme e nasce una cosa, partorisci una cosa bella. E niente, poi, se dovessi presentarti ai ragazzi per farti seguire su YouTube, che parola utilizzeresti? Ciao, sono Luchetto, benvenuti nel canale. No, una parola. Seguimi, come dicevi, seguimi. Ciao, seguimi? Seguimi, ok, vabbè. Niente, pensiamo a una cosa seria. Ho pensato, non mi viene niente, ragazzi. Numero 9, è un sogno realizzabile grazie a YouTube? Sì, quello. Espandere una comunità? No, non mi viene. Niente, il sogno realizzabile grazie a YouTube che vorrei che si avverasse è che qualcuno vede i video, adesso siamo pochi, e commenta attivamente, cioè inerente al video, basta, chi si iscritto ricambi, basta, no iscritto ricambi. Ah, quindi io mi ricollego prima alla domanda di prima, se dovessi presentarti ai ragazzi per farti seguire, che parola? No iscritto ricambi, basta, avete rotto le scatole. Quindi ritornando alla domanda di dopo, quindi questa, che sogno realizzeresti? Avere una comunità veramente attiva, che se io metto un gioco sui dinosauri, parliamo dei dinosauri, no? Della madre che è andata a comprare la spesa, che ha preso le cose, le patatine, no, sì, è divertente, però un video, due video, basta. Ragazzi, l'ultima domanda, che consigli daresti a un nuovo YouTuber che consigli di essere se stesso senza farsi troppe pippone, mezzo cappello, togli il cappello, che cosa serve il cappello? È naturale, fare i giochi che piacciono, non quelli del momento, tutti fanno Minecraft perché Minecraft, fai Minecraft, però in maniera personalizzato, che insomma, se a me mi piace fare quello, fai una serie incentrata su quella cosa lì. Che ne so, io sto puntando sui giochi retro, ma non tutti i giochi retro perché non li conosco, io non riesco, solo già la PlayStation 1 e poi qualche giochino nuovo, così, qualche giochino indie, e devo riprendere i giochi sui dinosauri. Ecco perché ho messo il cappellino. Quindi spoiler,
Quest'estate rivedremo i dinosauri. E niente ragazzi, questo video dei 100 iscritti può finire qui. Vi ringrazio ancora di avermi seguito, di sopportarmi soprattutto. E quindi alla fine di questo video ringrazio l'Offset di nuovo. Sì, ringraziamolo sempre perché è un fedelissimo ragazzi, è un fedelissimo, insieme al mio amico Shiro Game Universe, che grazie a lui ho intrapreso questa nuova carriera, avventura. E quindi ringrazio l'Offset, lascio tutti i link in descrizione e taggo a mia volta Shiro Game Universe, perché so che non ha fatto questo video tag, quindi se lo vuole fare lo fa. E anche un altro youtuber emergente che conosco, che anche lui fa i giochi retro, Richard Retro, che è molto simpatico e è un nerd come noi, quindi taggo anche lui, metto il link in descrizione del suo canale, visitatelo, dategli un'occhiata. Ma niente ragazzi, il video di oggi può finire qui, commentate, condividete, lasciate un like se il video vi è piaciuto e alla prossima, ciao! Ah, aspetta. Stanno arrivando i dinosauri! Ok, adesso va bene. Thank you.